profumino! Mamma, come si fa il pane? Buona domanda, piccolo. Scopriamolo insieme. Il pane si prepara con farina, acqua e lievito. Il lievito è una sostanza composta da piccoli granelli e serve per rendere soffice l'impasto. Quando è pronto, viene diviso in pagnotte e infornato. Una volta cotte, le pagnotte sono profumate e croccanti, pronte per essere mangiate. Ma, mamma, e la farina come si fa? La farina si ottiene macinando il grano e il grano cresce nei campi. Per sminuzzare e rendere soffice il terreno dei campi, serve il trattore. Quando la terra è pronta, i semi vengono distribuiti ben distanziati tra loro e alla giusta profondità. Così ognuno di loro può crescere sano e forte. La pioggia e il sole fanno crescere le piantine. E quando le spighe del grano sono ben mature, è il momento di raccoglierle. Si usa una grande macchina che raccoglie i chicchi e li mette in un grande carro. Il carro viene trasportato con il trattore fino al mulino. E qui il grano viene macinato e trasformato in farina. Insieme all'acqua e al lievito, la farina si trasforma in impasto. L'impasto viene cotto nel forno e si trasforma in pane delizioso. Ok, tutto chiaro. Corro a lavorare la terra, mamma, che mi è venuta una fame.